Buongiorno. Ciao Cherie. Come stai? Raga. Si è rotto il frullatorino. Porca puttana. Mi è caduto perché era da lì. Vediamo se riesco a aggiustarlo. La vedo dura. Cazzo, raga, il frullatorino! Porca puttana! Lo tenevo lì e avevo messo questo qua e il tagliere. È caduto lì, si è spaccato in tre pezzi. Ma aggiustarlo è troppo rischioso. Ma mi. Lo stavo usando un botto, ma porca. Vabbè, va, facciamoci un buon cappuccino. Toh, perfetto. Allora, prepariamo una bella insalatona. Ok, poi cos'altro ci aggiungiamo? Boh, ci mettiamo prezzemolo, olio, pepe, aceto balsamico di Modena che è quasi finito, pizzico di limone, si dice un pizzico no, ma già il sale ci vuole. Ce la posso fare? Sale, dov'è il sale? Eccolo qua. Beh, non mi sembra affatto male. Buon appetito! Ciao Ducatone! Andiamo a fare due passi. Vorremmo andare su quella montagna, però vediamo. Ho aspettato un po' perché c'erano fulmini e saette, davano temporali. In realtà anche adesso danno temporali, però il tempo è coperto e nuvoloso, ma sembra stabile. Sembra. Quindi mi sembrava un peccato non approfittare di questa bella giornata. Cioè, stamattina era una bella giornata, poi è peggiorata, ma stamattina era veramente bella. Ho detto, lavoro un po' al computer, ieri ho visto le previsioni, erano belle tutto il giorno. Peggioravano poi domani. Invece niente. Vabbè, cerchiamo di rimediare così. Qui c'è un sentiero che va a sinistra. O Scampen! Andiamo. Anche se non credo che sia molto segnato, frequentato, però boh, proviamo. Mal che vada. Esplorazione selvaggia con piccola scheria. Pausa acqua, Sherry. Vai, bevi un po'. Purtroppo non esiste un sentiero che sale là sopra, ma aggira la montagna e poi non sale su. Quindi, visto che non mi sembra troppo pendente, penso che io e Sherry taglieremo qui dritto per dritto. Dovrebbe essere 200 metri, 300 esagerando. Adesso bevo un goccio d'acqua anch'io. Bella fresca, ma anche una birra ghiacciata. Se arrivo in cima la bevo. Thank you.
Bene, siamo arrivati all'attacco della montagna e qui adesso sale un pochino. Perfetto dopo qualche giorno di stop, iniziare per gradi, come sapete sono bravo a farlo. Sto seguendo delle semitracce di animali vari, mucche, alci. Sotto c'erano le mucche, probabilmente vengono anche qua. Quota 1220, dobbiamo arrivare a 1550, quindi sono 330 i metri di dislivello. Ora basta, non parlo più. Brava Sherry, grande. Siamo a quota 1350, il van è là. Abbiamo tagliato dritto di qua. Qui fa un po' una gobba perché il primo pezzo è dritto e poi spiana un pochettino, per modo di dire. Comunque, andando dritto per dritto, io ho un'autonomia di 50 metri di dislivello, quindi me la prendo con calma. Adesso potrei fare delle riprese col drone come ho fatto prima, perché così salendo sulla cresta non è male. Beh, non è proprio una cresta, vabbè, insomma, sì, siamo capiti. Ci sono davvero delle nuvole terribili, da sta parte invece c'è un bel sole che esce tra nuvole così, non troppo nere. Queste qua invece sono veramente nere. Comunque spettacolo, abbiamo fatto questo taglio su questa cresta, bellissimo, veramente pazzesco. Questa montagna è così poco frequentata che non ha nemmeno un sentiero, però è questo che io voglio vedere. Non voglio andare in posti mega famosi, per carità andrò nei due o tre posti famosi, Trollstigen, Prekenstolen, eccetera eccetera, però a me sinceramente di arrivare in una montagna, camminare con altre 200 persone, arrivare sul cucuzzolo e trovarne 300, cioè sinceramente non è quello che cerco. Per carità, a livello paesaggistico non c'è paragone, però devo dire che anche questa montagna secondo me da lì offre un panorama pazzesco. Non manca molto, 1 ora e 38, 5 km, quota 1487, la cima dovrebbe essere 1550. La birra mi sta aspettando, ancora fresca, spero, e anche la cioccolata. Bel giro. Per scendere ovviamente non passeremo da dove siamo passati all'andata perché è troppo pericoloso, cioè in discesa non è il massimo se è tanto ripido, almeno a me non piace, quindi penso proprio che faremo un giro largo da sotto, anche perché da sta parte qua è meno ripido. Assurdo qua, prima goccia. Là non so se vedete dietro di me, ha fatto una spolverata. Siamo a quota 1566. Il panorama qui è pazzesco.
Adesso possiamo benissimo scendere da qua, che è più tranquilla, poi là c'è la strada principale, così non facciamo la cresta lì dietro, il Ducatone, e là si vede quel puntino bianco che c'è lì, aspetta che mette a fuoco, vicino alla strada. Purtroppo da bravo pirla non mi sono portato dietro una seconda batteria del drone, perché qui avrei fatto altre dronate fighissime e ho sprecato batteria, so a fare riprese sotto e sono stato stupido, però due foto carine le ho fatte e... è veramente bellissimo qua, sono felicissimo di essere qua, una montagna sconosciuta, non sono in quella montagna là mega famosa dove magari è pieno di gente, ma sono comunque molto molto contento. Wow, adesso magari pausa, è veloce, non lo so, se magari questo tempo, anche se le nuvole non mi stanno dando un chiaro segnale, se queste nuvole mi lasciassero quei 10-15 minuti per farmi una pausa tranquilla, non sarebbe brutto. Ah, la birra ghiacciata! Sì, Sherry, c'è anche l'acqua per te. Acqua buona? Guarda, freschissima. Mmm! Raga, arcobaleno. Raga, lo vedete? Wow, magic. Allora, abbiamo fatto una breve pausa birretta e cioccolata. Breve, ma intanto cioccolata ne ho bevuta, ne ho mangiata metà come si tavoletta. Sono un po' cotto, abbiamo fatto quasi 600 metri di dislivello per 6 km, adesso ne dobbiamo fare altrettanti, tutti negativi, tutti in giù, praticamente non c'è dislivello positivo, non c'è più dislivello positivo da fare. Il posto qui è veramente pazzesco, ogni tanto quando decido di fare queste gite da sotto non so come sia il panorama, quindi dico ma magari non ne vale la pena, invece meno male che resto della mia idea, perché quasi sempre quando raggiungo posti così isolati, queste montagne che sembrano non dar nulla, alla fine sono un vero spettacolo, sono veramente una figata pazzesca. Ho fatto delle riprese col drone, secondo me molto carine, devo poi vederle in 4K, ma io poi esporto in 1920x1080. E così posso zoomare un po', per quello registro in 4K. E niente, adesso andiamo giù, facciamo occhio perché ci sono tutte le pietre, insomma. Sapete che io con le caviglie, le pietre, insomma, è una combo sempre... Già l'altro ieri ho preso una mezza storta a scendere dal Ducato. Ducato? Ma quando mai l'ho chiamato Ducato? Il Ducatone? Scusa, Ducatone. Ah, e per tutti quelli che dicono anch'io ho preso un Ducatone, ragazzi, non esiste altro Ducatone al di fuori del Ducatone, cioè il Ducatone è uno. Non è che se prendete un Ducato è un Ducatone, il Ducatone è uno. Il capo dell'ignoranza del camperismo internazionale mondiale, capito? Capito? Vabbè, niente, sto sclerando, ciao. Brava Sherry. Allora, qui è tutto un po' giungla, ci vorrebbero quelle passerelle che abbiamo trovato nelle settimane scorse, però non ci sono. Dobbiamo tornare al Ducatone, non manca tantissimo, però vorrei evitare di fare una doccia. Qua è tutto un po' giungla, però guardate che figo. Arrivati alla strada principale, raga, vediamo di non lavarci qua di fango. Yeah! Io mi chiedo, ma che cazzo ci fanno i gabbiani qua? Comunque, arrivati, eravamo su quella cima. In realtà eravamo là, abbiamo fatto quel giro lì, siamo saliti da lì dietro, abbiamo fatto tutta la cresta lì, ta 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 ta. Siamo saliti su quella montagna che è quella più alta, anche se in realtà sembra... da questa prospettiva sembra quella più alta, in realtà lì sono 100 metri più in basso, quella è quella più alta. Siamo arrivati lì e poi siamo scesi di qua, ta 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 ta, e siamo arrivati in questa strada. Là ci sono le mucche,
Là non capisco se c'è un raduno di mezzi, perché ce ne sono tanti. Sherry, no, Sherry, vieni qua. No, no, madonna, ho fatto il bagno, che schifo. Cosa devo fare con te, Sherry? Cosa devo fare? Niente. Uno di questi giorni la devo assolutamente tosare, o la porto da qualcuno, non lo so, almeno la parte bassa, perché sennò ogni volta che fa il bagno lì nei fanghi è un disastro. Sei un disastro, Sherry. Siamo al bivio che abbiamo preso prima, quindi manca veramente pochissimo. Vedo già il Ducatone, finalmente. Sono passati 12 km 23, quasi 4 ore, 500 passometri di dislivello. Dai, la gita finirà con 13 km. Più che sufficienti per meritarmi una buona pasta al sugo. Non ce la faccio più, sono cotto. Arrivato ora con questo regalo della natura, guardate che tramonto pazzesco. Ducatone qui, tranquillo che mi aspetta. Prima pensavo che l'avrei spostato, mi sarei spostato per andare in un altro posto, invece ora sono veramente cotto. Abbiamo fatto solamente 13 km in 4 ore, però sono cotto. Quindi niente, resto qua, che comunque è un posto veramente molto molto bello. È attaccato alla strada, ma di notte non passa praticamente nessuno, la mattina qualcuno, niente di che. Boh, giretto bellissimo. Noi eravamo su quella montagna, quella lì. Abbiamo fatto il giro così, tagliando sulla cresta e poi tutto il giro largo. Molto molto bello. Adesso doccia calda, cucino un bel sugo e poi crollo sul soffietto. Ciao raga, buona serata.